È stato presentato ad Agropoli, presso la sala conferenze della BCC Buccino Comuni Cilentani, il libro Anna dei Sapori e dei Saperi, un modello aziendale di sinergia uomo-natura nel biodistretto Cilento, un libro che illustra un caso virtuoso di imprenditoria legata al settore agrituristico, utile a far conoscere i pregi di carattere ambientale e culturale legati alla tradizione familiare, contadina e pastorale che costituisce l'identità più genuina del territorio cilentano. Siamo partiti da zero per alcune cose e con un bagaglio grandissimo che era la mia tradizione, la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e dato spallaforte in questo. Abbiamo recuperato quello che per qualche anno era andato perso e abbiamo aperto le porte di casa all'ospite che viene sul territorio. L'anno scorso abbiamo dato la possibilità a due ragazze che hanno chiuso il loro stage da noi. In due mesi hanno partecipato alle nostre attività. Dopo questi due mesi di stage le ragazze hanno aperto le loro aziende. Per cui siamo qua. Chi ha voglia venga, noi abbiamo le porte aperte. La banca è stata uno dei primi sostenitori, perché quando abbiamo deciso con mio marito di aprire l'attività è ovvio che il primo pensiero è stato quello di rivolgermi al mio istituto di credito per capire finanziariamente fin dove potevo essere aiutata, e devo dire ho trovato sempre le porte aperte. Il successo di questa impresa è stato grazie anche alla fiducia che la BCC Buccino Comuni Cilentani ha mostrato nei confronti di questa mission. Il principale prodotto è di tipo consulenziale, perché noi soprattutto attraverso il Club Giovani Soci stiamo cercando di mettere a disposizione un patrimonio informativo di quelle che sono le leve che la normativa nazionale e comunitaria mette a disposizione delle iniziative, soprattutto per delle start-up innovative anche nel settore primario. Il concetto di sostenibilità quindi è un concetto molto più ampio, e sotto questo aspetto, indipendentemente dai prodotti finanziari che noi mettiamo a disposizione, che sono anche banali, quelli tipici di un'industria bancaria, l'aspetto più importante è proprio il sostegno consulenziale. La tecnologia, c'è anche una tecnologia naturale, solamente che la conosciamo poco. Purtroppo noi conosciamo le tecnologie create dall'uomo, ma la natura ha creato delle tecnologie fantastiche che superano largamente quelle create dall'uomo. Quindi bisogna recuperare un pochino di umiltà. L'umiltà è una cosa fondamentale. E bisogna sapere riscoprire nella comunità del nostro pianeta vivente tutte quelle tecnologie che la natura ha attuato per rendere il nostro pianeta così bello, così attraente, che è quasi un paradiso terrestre, solamente messo in pericolo dall'azione umana. Il biodistretto è nato 15 anni fa qui nel Cilento, però in realtà abbiamo fatto i festeggiamenti in Portogallo, perché il congresso mondiale è stato organizzato insieme alla FAO, quindi all'Organizzazione Mondiale Agricola, e a livello internazionale c'è una conoscenza molto alta del Cilento e del biodistretto Cilento, e dovremmo cercare, ecco, di diffonderlo un po' di più al nostro interno, perché ormai è diventato un modello mondiale.